Il viaggio alla scoperta dell'Insula Sapienzie ha inizio nel corridoio della legislazione italiana e dei cataloghi storici di Palazzo San Macuto, per continuare lungo il passaggio monumentale delle enciclopedie, bibliografie e biografie, mostrando chiostri suggestivi e sale prestigiose. La sala del refettorio, con la collezione degli atti parlamentari dal 1848 a oggi, il chiostro della cisterna, così chiamato per la presenza di una grande cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, dove si può ammirare il ciclo di affreschi che riportano episodi della vita di Santa Caterina. E ancora le sale dell'Inquisizione o appartamenti giustiniani, in cui si trovano opere di politica internazionale, la sala Enrico Colombo, Kistner, dal nome del bibliofilo e mecenate americano, dove sono raccolte edizioni antiche dal XV al XVIII secolo, le sale Galileo e la sala delle Capriate, originaria biblioteca del complesso, che oggi raccoglie volumi di diritto italiano e di dottrine politiche.